dei conti dobbiamo dire che siamo soddisfatti. Non abbiamo paura, non siamo superstiziosi, che il 2018 è stato un ottimo anno. E devo dire che riguardando un po' gli ultimi tre anni, dall'aprile 2016, quando la UNIC è andata in liquidazione coatta, ci eravamo impegnati a comunicare che invece l'attività sull'ambiente era altra cosa dalle costruzioni. Nel tempo successivo, nell'anno successivo, che avevamo un buon futuro davanti, il 2018 ci comunica in modo chiaro, con numeri precisi, che l'azienda è molto viva e vitale, ha delle grandi possibilità di sviluppo ulteriore e riesce in una scommessa che non era banale. Di riuscire a conciliare l'attività ambientale con uno scrupoloso rispetto delle norme, guadagnando in modo da sostenere investimenti da solo, perché noi purtroppo possiamo reggerci solo sulle nostre forze, e credo avere un futuro di investimenti e di sviluppo sia sul tema del recupero sia in generale sull'economia circolare, ma ben appoggiati per terra rispetto alla capacità di servire i nostri clienti. Il bilancio finale deve essere ancora approvato al Consiglio, perché alcuni dati, alcune valutazioni sono riservate alla proprietà, che in questi giorni sta completando la scrittura del bando per la vendita. Sostanzialmente noi chiudiamo già oggi con i dati definitivi, con un valore della produzione di oltre 84 milioni, con una crescita del 18% rispetto all'anno scorso e di qualcosa di più rispetto all'anno precedente. Presentiamo un EBITDA che è di 20 milioni di euro su un perimetro di gruppo che è ancora ridotto rispetto a quello che sarà nel 2019. L'EBITDA dell'anno precedente era stato di 12 milioni, essere riusciti a crescere fino a 20 milioni, garantendo quindi una produzione di reddito, di valore per l'azionista e di sostegno per gli investimenti, ci dà, devo dire, una grande soddisfazione. Noi avevamo ereditato una situazione molto pesante. Nell'ultimo periodo della Unieco eravamo stati datori di finanza in modo rilevante. All'apertura della procedura noi avevamo oltre 30 milioni di debiti di gruppo, 22 solo su un irrecupero. Ad oggi la posizione finanziaria netta del gruppo di Reggio è a zero, anzi leggermente sopra lo zero. Questo non è derivato da una riduzione eccessiva degli investimenti, perché anche quest'anno abbiamo investito circa il 10% del nostro fatturato in investimenti, ma diciamo da una gestione molto oculata delle risorse, di valorizzazione delle risorse e anche, devo dire, da qualche dismissione che abbiamo compiuto per seguire il mercato che andava modificandosi rispetto alla storia. Il bando e tutta la procedura è una prerogativa solo del liquidatore e io non mi ci entro in nessun modo. La prospettiva è quella che noi vogliamo presentare al mercato, un'azienda completa, compiuta, con un piano industriale fino al 2020 di crescita e di grande generazione di valore per chi vorrà scommettere su di noi. Un'azienda compiuta, organizzata in modo tale da poter affrontare un mercato nazionale, non più un mercato pluriregionale come abbiamo ereditato dall'Unione. Il progetto è un progetto di poter mettere sul mercato un'azienda che ha un piano di investimenti di oltre 40 milioni, oltre a quelli che in Toscana stiamo mettendo. Un piano industriale che abbia una redditività da attrarre anche investitori finanziari, sia da soli che in partnership con operatori istituzionali. Il nostro compito è quello.